Carlo e Francis Ann, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Io, Carlo, accolgo te, Frances, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Frances, accolgo te, Carlo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Nella roccia il fondamento del vostro amore pian piano si fa, con fatica, pazienza, sopportazione e rispetto. Carissimi, è un regalo continuo il matrimonio che vi fate. Cercate di conoscere l'uno l'altro fino in fondo. E lì troverete il vostro amore. Frances, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carlo, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
fatti innamorare. Fatti a consentire tra voi e infine unire profondamente nel corpo e nell'anima.